Dunque, se voi andate su un sito qua, non precipitation, ok, andate sul andate nel sito dove ci sono gli notebook di Python, e in particolare scendete qui, scendete, 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 e vedete qui reading and plotting raster hashing file, e vi scaricate questo file che vedete qui. Quando l'avete scaricato, ok, non era quello buono questo. Quando l'avete scaricato, fate partire il notebook di ok, è lo stesso perché sono dei due casi. La cosa che vi voglio mostrare qui è le operazioni che andiamo a fare. Chi ancora deve scaricare il file? È un po' lento. C'era più di sì. Vi sarete chiesti, voi avete cominciato, avete per esempio cominciato la vostra relazione di geomorfologia, e per esempio dei file raster che avete prodotti, per esempio il file delle quote, voi volete calcolare le statistiche, visto che per esempio io nelle mie slide avevo delle statistiche, per esempio la distribuzione delle quote o la la probabilità, diciamo, empirica delle quote. Oppure potreste, visto che oggi poi andate a calcolare la radiazione, voi potreste calcolare la radiazione in un certo luogo, su un certo dato digitale del terreno, ad onda lunga e ad onda corta, e vorreste per esempio calcolare poi la distribuzione della radiazione. Quant'è la percentuale, non so, di punti che per esempio riceve 100 watt su metro quadro, quella che ne riceve 150, quella che ne riceve 800, quella che ne riceve 900. E allora adesso vi insegno come fare. Avete i comandi, quindi possiamo eseguire i comandi uno alla volta. Questi sono i comandi che mi servono per capire dove sono i miei file. In particolare qui ho fatto un cambiamento di variabili dove io ho i miei dati. In particolare quello che cerco è questo EsriHashi, questa directory EsriHashi. Ok. Avete il problema è che forse non vi ho caricato di dem.asc, ce l'avete da qualche parte? È il file che ha usato la Maria Laura per rappresentare le quote. Per cortesia mi dite se ce l'avete, sì o no?
Quindi vi portate nel directory dove avete den.asc, che è un file ASCII, in modo tale perché poi lavoreremo su questo file qui. Beh, quello è la mia directory. Ok, ma i grafici okay. Come? Che cosa dobbiamo tirare per modificare? No, no, beh, qui cambiate la directory dove voi avete il file lens.asc. Quello che vi propongo è il file den.sc, se andiamo a vederlo. Dunque Dropbox. Andata. Come farlo? Adesso se clicco mi apre naturalmente GIS, però io voglio mostrarvi solo come è fatto dentro. Questo file è un file di testo. Cosa sia un file di testo lo abbiamo già detto varie volte. C'è un header che ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 colonne. Dice sono il numero di colonne e il numero di righe e da lefting e northing si chiamano in coordinate opportune del dato, che dovrebbe essere accompagnato anche da informazioni ulteriori su quale proiezione è stata usata per produrre questa mappa eccetera eccetera, che qui non ci sono. La cell size è la dimensione della cella che viene usata, che compare, quindi ogni cella qui si riferisce ad una cella in 100 metri per 100 metri. E i nodati sono indicati con meno 999. E poi ci sono tutti i dati che sono le quote, che sono dei numeri, come vedete. Sono dei numeri opportuni che bordano tutto attorno al dentro. Detto questo, dobbiamo leggerla. Allora, c'è una libreria che si chiama LineCache, e in particolare c'è un metodo che, per cortesia, silenzio, c'è un metodo che si chiama getLine. Questa serve per leggere una linea alla volta. Un testo come quello che avete visto prima. Inoltre importo anche NumPy, che sono librerie numeriche di Python che mi servono per leggere tutto quanto. Ok, e quindi adesso importo queste librerie, definisco la variabile source con den.h e poi qui c'è un comando relativamente lungo che dice il fatto che qui compaia una parentesi quadra significa che io sto creando un vettore, e poi dentro qua c'è una cosa abbastanza complicata in cui mi dice, in cui dico, fai questa operazione che prendi una linea dal file source e metti l'indice i. Quando per ogni i che va da 1 a 7. Questa è una specie di ciclo
di ciclo, non è una specie, è un ciclo for, ma in questo tipo di sintassi è una sintassi molto usata in Python per creare appunto iterativamente dei vettori, andando a scansionare degli oggetti che possono essere altri vettori, oppure come in questo caso delle linee di, le linee di un file. Le linee di un file qui sono distinte le une dalle altre perché c'è quella capoliga che le separa. In questo altro comando vengono fatte varie operazioni, in particolare quello che viene fatto è di separare, siccome vengono lette le linee una alla volta, vengono separati tutti i caratteri. Tutti i caratteri che stanno in ognuno degli elementi di HDR, vedete, cioè la ripetizione dello stesso formato che vedete sopra, perché questo lo potremmo scrivere così. Per ogni H in HDR, cioè per ogni elemento in HDR, lo prendi, lo separi e usi come separatore lo spazio vuoto e prendi l'ultimo elemento che rimane, perché lì ci sono più elementi, l'ultimo elemento è il valore del campo che io voglio analizzare, e assegna questo vettore che vado costruendo, vedete qui ci sono le parentesi quadre, assegna questo il nome values. C'è un altro uso di un altro costrutto interessante di Python, dice, in cui io posso mettere una lista di nomi e questi nomi automaticamente vengono assegnati agli elementi di values. In particolare il primo elemento si chiama columns, il secondo elemento si chiama rows, il terzo elemento si chiama lx e ly, che sono il nothing e l'esting, se ricordaste delle le righe, la cell size e il valore di no value. Poi qui vengono assegnati altri due elementi, in particolare la risoluzione la risoluzione delle Y viene diminuita di 1, perché qui abbiamo letto una riga in più, cioè abbiamo letto anche la prima riga sapendo che la prima riga in ogni caso contiene solo un ovario. Quindi andiamo ad eseguire il comando e dopo andiamo a controllare che tutto quello che abbiamo sia corretto. Il numero di colonne è 520, il numero di rows è 445, in generale i values sono questi che voi vedete qui, che sono anche quelli che avevamo visto prima, 520, 445, 700, 700, 51, 714, 00, cell size 100 e no value 999. Vedete, i valori sono esattamente questi che compaiono nella riga 13. Nella libreria NumPy c'è un comando che si chiama loadTxt, carica, in realtà in Python queste cose si possono fare in 100.000 modi diversi, questo è un modo alternativo ad altri che peraltro vi ho anche già mostrato in altre lezioni. Allora, alla variabile array associo attraverso il comando loadTxt in NumPy dal file source i valori. In questo caso uso questo comando qui che dice salta le prime 6 righe, perché io so già che le prime 6 righe, come si vede da qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 contengono l'intestazione del file.
eseguito. A questo punto mi importo Matplotlib perché voglio fare dei disegni. Beh, se volete prima di questo facciamo così. E questo solo per vedere che effettivamente ci sono dei numeri, dei floating point numbers all'interno del mio demo, che sono questi che vedete. Importiamo Matplotlib e aggiungiamo questa linea che vi ricordo è la linea che permette poi di raffigurare i dati direttamente all'interno del notebook e non solo virtualmente nella memoria del computer. A questo punto voglio disegnare i dati. Inizializzo il disegno in questo modo, cioè chiamando PLT, che è quindi la libreria linplot, in particolare il comando subplots, e assegno i valori di questa chiamata a due variabili, fig e ax, ricordate la stessa tipo di sintassi che avevamo visto qua. Il comando per rappresentare come un'immagine i dati, perché qui nella variabile R che ho letto qua, è la variabile che vedete qua, come vedete qui inizia con due parentesi quadre, è una matrice di valori, una lista di liste se volete da un altro punto di vista. E quello che voglio fare è rappresentarla come un'immagine, cioè un comando che si chiama imshow. E allora quando metto ax imshow r rappresento la mia figura. Allora adesso per un momento dimentichiamoci di questo cimar. Cosa succede? Qui sotto ho messo un comando in modo tale che rispetti l'aspect ratio, cioè il rapporto fra dimensione verticale e dimensione orizzontale sia semplicemente legato al numero di righe di colonne e non venga deformato. Se non metto nulla viene questa immagine qua, e invece metto questa che è più carina. Qui CMAP sta per color map, ci sono diverse color map che sono già assegnate, poi vediamo sotto dove, come, perché, una lista delle color map, e adesso la eseguo. Ah, vedete che viene un'immagine che in qualche modo mi sembra più familiare, non è tuttavia una bella immagine, c'è qualcosa che non va, dice, ma com'è possibile? Se io vado a vedere come sono fatti le color map references, eccole qua. Vedete, io ho usato quella che si chiama Terrain, eccola qua, dovrebbe andare dal blu al bianco, invece ho solo questa fascia alta. Perché succede questa stranezza? Succede questa stranezza perché ovviamente io ai bordi ho questi meno 999 che mi falsano tutta la scala della rappresentazione. Allora elimino tutti questi meno 999. Come faccio ad eliminare tutti i meno 99? Faccio così. E c'è un primo comando. Se io allora inseriamo questo comando per vedere cosa fa, perché è interessante capire che cosa fa. Se io faccio A, che è la mia matrice maggiore di 0, come vedete mi restituisce una matrice di veri e di falsi, e dove è falso significa che è minore di 0, dove è vero significa che è maggiore di 0. Allora io dico,
questa matrice la posso utilizzare come matrice indice per selezionare lo stesso vettore. Dice, dove consideriamo R maggiore di 0 e selezioniamo di R maggiore di 0 solo i valori in cui la matrice precedente è vera, e poi calcolo, poi qui faccio un'operazione in più, calcolo il minimo e poi anche mi rappresento il minimo. Allora, se tiro via di meno 999 in realtà, ed eventualmente dei zeri che comparissero, il minimo del mio DEM è 545.58 metri. Allora come posso fare? Beh, io voglio preservare la forma iniziale del DEM, quindi non voglio semplicemente eliminare come avrei fatto qui i valori, ma voglio cambiarli. In particolare, allora lo stesso tipo di operazione che ho fatto prima mi permette di assegnare anche il valore nei punti in cui ho dei no value. Allora, prima mi vedo nella matrice quei punti in cui il valore è uguale a meno 999, un po' rischioso, come devo mettere 9998 per essere più sicuro, perché magari i numeri vengono rappresentati in floating point e poi magari semplicemente per un arrotondamento la cosa non va bene. Li seleziono e solo su quei punti, a solo a quei punti, assegno il valore minimo. È un'operazione molto complessa se ci pensate, perché prima vado a selezionare nella matrice solo i punti che sono no value, e questo lo faccio prima in questo, qui vado a indicare quei punti che sono no value. Con questo comando complessivo seleziono i punti che sono no value, e con questo comando ulteriore assegno a quelle locazioni di memoria il valore che avevo determinato prima, che era uguale all'altezza minima. A questo punto prendo esattamente questi tre comandi qua e li eseguo. Naturalmente il risultato lo vedete già sotto qui. Questo sì che è bello. Questo sembra un paesaggio. Effettivamente la scala dei colori è stata usata, è stata costruita in modo opportuno per dare una restituzione che ai nostri occhi riproducesse in maniera come noi siamo abituati a rappresentare simbolicamente le quote. Se volete fare un po' di esperimenti, guardate qui quali sono le color maps e cambiate il nome. Per esempio questa si chiama Rainbow e questa si chiama G-Star. Non so perché cosa sia su G-Star, vedete che comunque sono abbastanza piacevoli da vedere e danno un buon risultato. Non era questo in realtà lo scopo di leggere questo file, perché questo è solo preliminare al fatto che io voglio prendere questo file e per esempio fare la statistica delle quote o fare altre statistiche. Quindi questa parte è solo preliminare, però vi ho mostrato anche che entro certi limiti sarebbe possibile fare a meno del GIS, cioè noi potremmo elaborare con OMS e JGraph Tools il nostro DEM.
Ci sono evidentemente alcune operazioni che si fanno più semplicemente all'interno del GIS, quindi tipo GIS o GIS-SIG, che sia. Però si potrebbero fare anche tutto dando dei comandi. A questo punto, se io voglio fare le statistiche, cosa devo fare? Devo ridurre quella che è una matrice ad un vettore lunghissimo, ad un vettore con tutti gli elementi, perché a me non interessa la locazione all'interno della matrice, interessa la statistica complessiva. Il comando per fare questo è flatten, e questo comando è un comando definito sull'oggetto ar, che era un array di array, e quindi è un comando in realtà della libreria NumPy, e chiamo data questi il mio risultato. In realtà, se io adesso andassi a fare il histogramma, come poi faccio due righe più sotto di questa cosa, avrei dentro anche il meno 999, perché qui sono partito da AR senza aver fatto le operazioni di pulizia che avevo fatto prima, e quindi tutto mi verrebbe. Allora utilizzo, pulisco i dati e definisco un nuovo data che chiamo clean data, dove tengo solo i dati maggiori di 0. A questo punto, su clean data, applico un comando che conosciamo, che è quello per costruire l'istogramma, e questo che vedete è l'istogramma delle quote. Se volete possiamo cambiare qui, invece mettere 300 mettiamo 200, mettiamo 100, eh? Questo è 150, questo è l'istogramma delle quote. Posso fare tutte le operazioni anche all'interno dei pandas con un minimo di abilità di fare altre cose, perché sapete che nei pandas c'è anche la possibilità di calcolare per esempio le curve cumulate in distribuzione. Allora importo i pandas e definisco un clean data 2, dove però costruisco qui una serie. Voi avete già visto con me come costruire un data frame. La serie non è altro che un data frame, però in cui c'è un solo indice e c'è una sola colonna. Il comando è questo, e poi sapete anche che appunto sugli oggetti che sono descritti dal panda l'istogramma funziona esattamente come prima in realtà, e quindi fate lo disegno. Il disegno è un po' diverso perché i default dei pandas sono vedete che qui c'è in realtà uno spike, perché questi sono tutti i dati che prima erano no value, che dovremmo pure eliminare. Si farebbe anche molto semplicemente. Perché basterebbe fare qui maggiore di n. Il numero di pixel che hanno una certa quota, vedete? 1750 pixel, per esempio qui ho la moda. Posso anche dirgli di normalizzare tutto ad uno, il comando è norm true, true. Non true, true. L'altro comando è
cumulative true per ottenere la curva accumulata, quella che poi io ho chiamato empirica cumulative distribution function. Vedete che bella lì la curva in questo caso, ma in effetti lo si vedeva anche qua, la curva di distribuzione è leggermente diciamo skew a sinistra, però insomma è una è quasi una forma campana. Un ultimo comando che dovremmo vedere è questo, e in particolare qui se voglio sapere, posso calcolare separatamente la media, i quantili, tutto quanto di questi dati, come abbiamo visto all'inizio, ma c'è un comando di sommario che si chiama describe, che agisce sulle serie, e quindi con describe vado a contare i punti e dice, per esempio, i punti sono 230.335, la media, l'altezza media di 1890 metri, la standard deviation di 500 metri, il valore minimo è 545 metri, e via tutte le altre informazioni. La quota più elevata è 23.473 metri. Se adesso voi al file delle quote distribuisce uno qualsiasi degli altri file che andate a produrre, non solo con, che andrete a produrre non solo con i JGrass Tools, ma anche con le altre routine che andremo pian piano ad applicare, per esempio il calcolo della radiazione, se voi lo fate pixel per pixel nella versione raster, e potrete riprodurre le stesse statistiche in questo modo qua. Io ho anche finito.